ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi faremo il wrap up di marzo. Stavo per dire marzo perché marzo. Yes, sigla. Durante il mese di marzo posso dire che non ho letto tantissimo, perché dopo aver letto un particolare libro che vi ho già citato sono caduta in una specie di blocco del lettore e non ce l'ho più fatta, diciamo, non sapevo che cosa leggere, non ce la facevo a leggere l'ultimo libro della saga principale di questo libro e quindi mi sono ritrovata un po' spaesata ed ero lì, che cosa leggo? Comunque alla fine sono riuscita a leggere più o meno, diciamo, 3 libri, una short stories, un fumetto, scusate, 4 libri, un fumetto e una short stories. Il primo libro che ho letto è stato L'Angelo, Clockwork Angel di Cassandra Clare, il primo nelle origini o The Infernal Devices, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, anche se inizialmente Will non lo sopportavo per niente, assolutamente. Mi è piaciuto ritrovare personaggi che in The Mortal Instruments non si sarebbero più potuti vedere, magari perché sono morti, e altri invece che compaiono sia qui sia su The Mortal Instruments, come Camille e come Magnus, e quindi bellissimo. Comunque poi la cosa più bella che mi è piaciuta è stata l'ambientazione, perché siamo nella Londra vittoriana e adoro. Poi, anche se in realtà l'ho letto prima, però ve lo metto adesso, il fumetto di Legend che mi è piaciuto tantissimo, anche se vi ho già detto che non ci sono tutte le parti del libro, ma ci sono le parti più essenziali. I disegni mi sono piaciuti e sono veramente coloratissimi e bellissimi. June è veramente come me la immaginavo io, e presto dovrebbe uscire anche il secondo e penso che me lo prenderò assolutamente. Poi Clockwork Prince di Cassandra Clare, ovvero il secondo di Infernal Devices, o comunque nelle origini, e questo è stato il mio secondo libro in inglese. La cosa brutta di questa edizione è che la costina si rovina tantissimo quando si apre, infatti proprio ho paura che si scollino le pagine. Vi posso dire, per chi volesse leggere questa qui in inglese, io ho un livello intermedio, diciamo, e alcune cose ho fatto un pelino fatica, e cioè il senso della frase, il senso compiuto lo capivo, magari proprio c'erano delle parole che non capivo esattamente, comunque con l'aiuto di un dizionario o di Google traduttore ce l'ho fatta e ho capito tutto, e mi è piaciuto abbastanza, anche se il finale mi ha distrutto. Anche su questo libro avrei voluto sbattere la testa contro il muro e vabbè, vi posso dire che io Gem non lo amo per niente, non mi piace, preferisco Will, anche se inizialmente appunto lo odiavo, poi è diventato un pasticcino carino e coccolino. Ho letto poi Clockwork Princess, l'ultimo nella trilogia The Infernal Devices di Cassandra Clare, e mio Dio, questo libro è bellissimo, veramente veramente bello, succedono un sacco di cose, si viene finalmente a sapere quella cosa che io volevo sapere all'inizio e che rimandavano e alla fine siamo venuti a saperla nel terzo libro, ovvero insomma Tessa, per chi lo ha letto capisca. E abbiamo un epilogo che vi farà piangere assolutamente, e se non piangerete penso che non abbiate un cuore. Io dico spesso che i libri non mi emozionano tanto, che non piango tantissimo, però tutti i libri della Clare, tutti, non ce n'è stato uno in cui non ho versato una lacrima, veramente, mi hanno fatto diventare gli occhi lucidi, o singhiozzare, questo mi ha fatto piangere come una fontana, quindi Clare, oh mio Dio, Cassie, che cosa mi stai facendo? E abbiamo queste protagoniste femminili che io adoro, adoro tantissimo, le amo veramente. Charlotte e Sophie, le preferisco anche di più a Tessa perché sono fantastiche. Sophie veramente, vorrei che uscisse dal libro e diventasse la mia migliore amica, perché bellissimi. E poi all'inizio mi è piaciuto un sacco, veramente. Bello, 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 bello. Ho letto poi Kindred Spirits, la short story di Rainbow Rowell, stavo per dire, diciamo, Cassandra Clare, vabbè, ed è veramente carinissimo, è molto semplice in inglese, non c'è tantissima cosa difficile comunque, perché è un contemporaneo, parla di questa ragazza Elena che vuole assolutamente vedere Star Wars il giorno dell'uscita e vuole essere una delle prime persone a entrare nel teatro, e quindi va a posizionarsi fuori dal cinema, pensando insomma che sia una cosa molto
Wow, ma non tutto andrà come lei pensa e io lo consiglio veramente a tutti quanti se volete leggere qualcosa di leggero, carino, questo. Infatti io l'ho letto dopo La Principessa e l'ho letto il giorno dopo e ci ho messo pochissimo a leggerlo. Bellissimo e carinissimo. L'ultimo libro che ho letto durante il mese di marzo è stato Maledetto Sombra, che vi lascio qui la copertina. È un libro bellissimo, me l'ha mandato l'autrice ed è un'autrice italiana ovviamente, Elisa Filippi, che ringrazio ancora tantissimo e mando un bacio. Ho fatto anche una recensione che vi lascio qui sopra sulle schede. Mi ha veramente salvata un po' dalla reading slump in cui ero caduta e sono stata veramente veramente felicissima di aver avuto la possibilità di leggerlo, perché probabilmente non mi ci sarei mai avvicinata tantissimo. Bene, queste sono state le mie letture di marzo. Mi sono piaciute parecchio, anche se ho pianto e mi sono distrutta il cuore, ma non importa. Scrivetemi qui sotto che libri avete letto voi in marzo e cosa ne pensate dei libri che ho letto io. Se li avete letti, se vi sono piaciuti, se vi hanno spezzato il cuore come a me. Se vuoi iscrivetevi al canale qui sotto, oppure seguitemi sui miei altri social network che vi lascio sempre qui giù. E noi ci vediamo al prossimo video. Comunque oggi, non so, io non riesco a fare video oggi, veramente continuo a blah 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 blah. Yeah.